la direzione della forza, il che è una cosa impresa impossibile. Esattamente. Non esisterebbe la meccanica se non ci sarebbe, se fosse stato Cardano. Ricordiamoci che Cardano è più o meno dell'epoca di Galileo, quindi siamo in quell'epoca. Casualmente di Cardano non si parla mai, ma c'è una ragione, c'è scritto qui, capito? E ogni cosa ha la sua ragione. Io ho alcune opere. No, ma Cardano è a livello di Galilei, non è che è da meno. Ma scherzerà. È questo, credo, ad aver indotto Cardano a suggerire a quei principi che, essendo di basso lignaggio o sforniti di denaro, di sostenitori, di forze militari, di soldati, non possono governare i loro stati con sufficiente magnificenza e autorità, di appoggiarsi alla religione, come fecero in altri tempi e con grande successo Davide, Numa e Vespasiano. Allora, questo concetto, questo consiglio veramente machiavellico del Cardano fu fatto proprio intanto da Napoleone, il quale aveva capito perfettamente che appoggiandosi alla religione, ma è stato fatto proprio anche da Mussolini. Ricordiamoci che è un principio machiavellico che ci viene trasmesso da Cardano, e tutti quelli che criticano i patti lateranensi, e noi abbiamo già letto ampiamente quello che ha scritto Togliatti sui patti lateranensi. Bisogna però che facciamo un video proprio sui patti lateranensi, su quello che è stato comportato di limitazione della sovranità nazionale e concessioni internazionali. Bisogna avere una cultura costituzionalistica di tutto rispetto, da riuscire a capire, come abbiamo già detto qui anche in questo nostro, i nessi verbali, cioè cosa significa realmente una parola. Ecco lì dove anche tu stesso nel video che abbiamo fatto l'altro ieri, dove appunto si parla di certe parole utilizzate dai preti nelle loro bolle, e dove la parola è fondamentale, ma fondamentale per spiegare un concetto, chiarire le idee, ma soprattutto come stimolo ad altre idee e ad altri comportamenti, non è cosa facile. Secondo, ma ci sono sempre stati soltanto due mezzi in grado di far ottemperare agli uomini il loro dovere, e cioè il rigore delle pene stabilite dagli antichi legislatori per reprimere i delitti di cui i giudici fossero venuti a conoscenza, e in secondo luogo il timore degli dèi e dei loro fulmini per impedire quei crimini dei quali, in mancanza di testimoni, non potevano essere sufficientemente informati, conformemente a ciò che dice il poeta Palingenio: semi serum vulgus fraenandum est religione paenarunque metu. Cioè il volgo, se tu non riesci a frenarlo con la paura della pena, lo devi frenare con la paura dall'inferno. Ecco dov'è il punto: dove non hai testimoni resta solo la paura dell'inferno. E qui il punto fondamentale che ci insegna, chi ce lo insegna? Costantino, il quale è stato il vero inventore del cattolicesimo. Il cattolicesimo, il codificatore infatti, primo. Esatto, il cattolicesimo. Cioè lui che è stato marricida, patricida, fratricida, cuginicidia, ha ammazzato 25 parenti più o meno, il numero esatto non si sa neanche, è andato lì a Nicea al concilio dichiarandosi il conduttore, dichiarandosi il principe, il Cristo in persona, il principe, ed è stato lui che ha dettato tutte le regole del concilio di Nicea, i quali vescovi che partecipavano hanno solo semplicemente assistito al suo trono. Al suo potere, che rappresentarono una minima minoranza fra tutti i vescovi presenti all'epoca, ai noi, in quell'ambiente. Va detto fra l'altro che Costantino non si è mai convertito al cattolicesimo. Esattamente, ti immagino. Era lui Cristo. Tanto è vero che il cristianesimo ha assunto il simbolo costantiniano, la croce greca e il simbolo costantiniano. Questa faccenda qui è importante, ripeto, il cattolicesimo è un corpo politico, non è un corpo religioso, è sostanzialmente,
anzi diciamo così, militare e politico. Ecco, i gesuiti sono, diciamo, la parte più militarizzata. Esatto, i gesuiti sono stati un colpo di genio di alcune persone, le quali, istruite dalla cultura machiavellica e guicciardiniana, hanno capito che non era più sufficiente il cattolicesimo pre-gesuitico. Primo Concilio di Trento. Esattamente. E quindi bisognava organizzare un sistema, un nuovo esercito che fosse all'altezza del fabbisogno dell'epoca. Per cui la Chiesa, che è un'organizzazione esclusivamente politica, dove la religione non esiste in quanto trascendenza, se non esclusivamente... Non a caso chiedono sempre i soldi. Esatto. E che c'è di più terrigno e materialista del denaro? La tassa. Ricordiamo che la tassa è sempre stata una rapina del tempo del cittadino, rapina del bene del lavoro del cittadino. Dirò di più, che cos'è in pratica l'indulgenza? La rapina della rapina. Allora, non potendoti mettere una tassa sulle opere pubbliche perché non sei ufficialmente un governo che deve governare e deve fare scuole, strade e quant'altro, palazzi, torri e comprare armi e quant'altro, ti mettono l'unica tassa che ti possono mettere, quella sull'aldilà. E c'è poco da fare. È di una semplicità disarmata. Però le abbazie avevano l'esenzione. Esatto. Come anche adesso hanno l'esenzione. Non è cambiato niente. Cioè dal 1250, quando abbiamo visto Nicola V, 1320, abbiamo visto l'altro ieri la bolla che esentava l'abbazia di Fara San Martino. Certo, dove non a caso fanno dell'ottima pasta. Tra l'altro, capito? Esentava. È naturale. Gli altri invece la pagavano, i contadini la pagavano, pure se morivano di fame, arrivava il frate con il gendarme e se non pagavi te la portava via. Il gendarme è il cordone. Ma il quale gendarme ti dava magari 3 o 4 guarda, tratti fino, di corpo. Fino a nelle campagne, nonostante la questione romana poi sanata dai trattati lateranensi, in montagna i preti continuavano a esercitare la decima. Certamente. A prescindere dal governo sabaudo o meno, non gliene fregavano un cazzo. Comunque, volevano una decima. E poi si meravigliavano che magari i piemontesi andavano lì e pigliavano a calci il culo. Come minimo, io li pigliavo tutti e li mandavo. Guarda, i piemontesi ci hanno avuto tanti torti. Hanno ammazzato 70.000 borbonici. No, 70.000 buzzurri. No, dopo la guerra, dopo la fine della guerra. Sì. No, 70 finestrelle. Appunto. Però una cosa buona l'hanno fatta, e menavano i preti. Sì, quella... per primo è stato Garibaldi, sì. Che era come arrivava, non accettava imposizioni, sì, appunto, intercessioni, sì, appunto, interferenze. Sì, appunto. Quindi, semiserum, ripetiamo a conclusione di questo nostro intervento, semiserum, vulgus, fraenandum est religione, penarumque metu, per paura delle pene. Nam fallax atque malignum, illius ingenium est semper, nec sponter movetur ad rectum. Attenzione, che è un concetto molto importante. E lo leggo per intero perché si capisce benissimo. Ma insomma, il popolo selvaggio deve essere frenato con la religione e con la paura delle pene, che il suo animo è sempre ingannevole e maligno, quello del popolo, e mai volto spontaneamente al bene. Più di questo che te deve dire. Uno che crede nell'emancipazione dell'individuo, certo, che dice che vuole un popolo di animi libere, no? Certo, appunto. Cioè, vedi già, che fine fa? Già sai, già tu invece ti contraddici, come ha fatto il presidente della federazione calcio amatoriale, che sì, 10 giorni fa ha detto che le giocatrici di calcio sono tutte lesbiche in televisione.
cioè, sono le tue assistite, sono le tue beniamine, tu le dovresti difendere. Non è assurdo. Pure se fosse vero, ma lo vai a dire in televisione. È un assurdo, no? E non sai perché è un assurdo? Perché è vero che ci sono. Ma sì, ma va bene. Sono perfettamente identificabili. Cioè, in una squadra femminile di calcio, quelle che sono obiettivamente le vedi subito. Ecco, tanto per dire la cialtroneria delle dichiarazioni di queste persone. Io vorrei finire questo perché è bello, perché c'è un'altra cosetta così che riguarda la situazione italiana, è simpatica. Senta. Che c'è questo gioco di ombre e luci. Va bene, stiamo parlando di Chiesa Cattolica. Luci, ombre, toniche bianche, toniche marrone, sai, toniche nere, toniche bianche e nere. Rosse. Appunto. Scarpe rosse. Ermellini. Ermellini. Calzettoni blu. Qui c'è una bellissima frase di Silvano Andriani, politica ed economia, chi comanda? Una frase che serve appunto per concludere, poi faremo vedere il titolo di un altro libro. Il crollo della Prima Repubblica ha coinciso con la debacle delle grandi imprese italiane pubbliche e private. È rimasto un po' indietro questo però. Oh, momento, momento. Questo è del 2000, questo è del 2006, È rimasto un po' indietro, infatti. È del 2006. No, ma questo lo disse Maria del Carmine. Nel 2006 diceva questa cosa. Quindi era già presa di coscienza. Questa è una delle riviste più importanti che del centro-sinistra. Argomenti umani. È fatto molto bene. Ci sono grossi sociologi che ci scrivono su. Quindi questa è una denuncia chiarissima. Il crollo della Prima Repubblica ha coinciso con la debacle delle grandi imprese italiane pubbliche e private. In quella situazione la privatizzazione massiccia di parte dell'industria pubblica non ha prodotto un'espansione della grande impresa privata. Assolutamente. Sono dall'estero, hanno tolto dei competitori internazionali, semplicemente. Esattamente. Si sono arrivati dalle palle l'Impregilo, la Condotte, la Fiat. Fiat, che ne so, l'Iveco. Certo, la Fiat ad esempio, che è il classico privato aiutato dallo Stato, che rappresentava un forte elemento concorrenziale nei confronti dei competitors internazionali. E quindi quando queste teste di cazzo ci vengono a raccontare le loro balle, noi gli diciamo queste cose. Questo è stato scritto da un noto sociologo e economista di sinistra, Silvano Andriani. Non ha prodotto un'espansione della grande impresa privata, con il risultato che l'economia italiana si è ridimensionata o è addirittura scomparsa in campi dove in passato aveva una presenza notevole. Punto e basta, con questo noi concludiamo queste cose. Ma tu pensa soltanto alla Saipem. Saipem aveva le sei Castoro, le sei navi, torri di estrazione che si posizionavano, certo. E andavano in giro per il mondo. Cazzo! Le portavano dalla Norvegia all'Indonesia. È naturale. È naturale. E c'eravamo solo noi quella tecnologia. Esattamente, esattamente. Se volevano fare estrazione in mare, dovevano chiedere agli italiani. Esattamente. Che fine ha fatto sempre? C'è ancora, ma agonizzante. Nominale. Leggiamo allora, già che se c'è ancora qualche minuto, un bel articolo di Giorgio Ruffolo. Giorgio Ruffolo è stato sicuramente un grande economista, non gli hanno fatto fare un cazzo. L'hanno messo a ministro della programmazione e non gli hanno permesso di fare niente, quindi di fare nessuna programmazione. L'hanno messo a ministro dell'ambiente, ricordo quando io ero consulente del ministro dell'ambiente, era quella faccenda di quelle petroliere che andavano in giù, su e giù, per l'Italia e l'Africa. E che lui venne in una riunione che facemmo, all'epoca era un settembre, e lui disse: io sono ministro, nessuno mi ha detto un cazzo. vabbè. Allora andiamo, cioè io non so che cazzo di roba c'è in quelle navi, diceva, non lo sapeva nessuno, non l'ha mai saputo nessuno.
cosa c'era in quelle lì, quelle che andavano in Somalia. No, si andavano su e giù, perché là per dove l'Africa. Arrivavano li cacciavano via. Su e giù per l'Africa. Diciamo che lo Stato sociale fu nei decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale non un'utopia, ma un progetto politico in gran parte realizzato, lo dice Giorgio Ruffolo, ma era realizzato perché era stato realizzato prima, cari signori. Le basi erano state fondate prima, poi alla realizzazione pratica magari no, ma le basi c'erano tutte. Fu la sola vera forma di socialismo reale del nostro tempo. Direi anzi di tutti i tempi. Oh ragazzi, lo dicono loro, lo dice Giorgio Ruffolo, capito? La sua formula felice consentiva di rendere compatibile lo Stato nazionale e il mercato capitalistico in un patto mai scritto. Componente essenziale di questo patto, una politica macroeconomica che spingeva l'economia verso un livello di domanda corrispondente alla piena occupazione. Una politica di redistribuzione delle risorse che garantiva a tutta la comunità nazionale un elevato livello di servizi sociali. Una politica dei redditi che assicurava, grazie a un aumento proporzionale della produttività e dei salari, un alto grado di consenso sociale. Ma cosa deve dire una persona? Cosa deve dire una persona? C'è solo da piangersi addosso. La socialdemocrazia aveva potuto realizzare questa formula felice grazie al suo controllo delle grandi organizzazioni sindacali e alla sua tacita alleanza con lo Stato nazionale. Con lo Stato nazionale. Due forze formidabili nel panorama del dopoguerra, ma anche nel panorama dell'anteguerra, perché se non ci fosse stato tutta quella strutturazione, d'anteguerra col cazzo questa gente qui si sarebbe accorta che esisteva questa realtà. Nell'ultimo quarto del secolo scorso queste due forze sono state fiaccate da una nuova esplosione capitalistica. La liberazione dei movimenti internazionali dei capitali ha sottratto agli stati l'iniziativa economica. Ha sottratto agli stati l'emissione monetaria. Beh, e quindi l'iniziativa economica. Cominciamo. Una nuova rivoluzione tecnologica ha indebolito gravemente la forza contrattuale dei sindacati. Allora, è questo il punto. No, proprio comprato i sindacati, è diverso. Erano sempre stati venduti, perché lo sappiamo, no? Proprio oggi. Ma oramai, oggi in maniera plateale. Proprio oggi c'era su internet i miliardi che vengono elargiti a questi quattro sindacati del cazzo perché non facciano assolutamente nulla, sono comprati tutti a cifre astronomiche. Allora ripetiamo, una nuova rivoluzione tecnologica ha indebolito gravemente la forza contrattuale del sindacato, dei sindacati, ma allora era in quel momento lì, nel momento in cui sarebbe nata, si sapeva che sarebbe nata una nuova rivoluzione tecnologica ad altissimo livello che avrebbe intaccato anche non solo gli operai con i robot, ma anche gli impiegati con l'elettronica, era lì che dovevi trovare un sistema alternativo per garantire la sicurezza del posto di lavoro. Invece non di accelerare. Non il posto di lavoro garantito, ma il reddito garantito, perché la società futura lavoreranno solo ed esclusivamente in fabbriche dove la produzione in serie avviene attraverso robot più o meno umanoidi o meno tu devi creare una possibilità di capacità di spesa per il sostentamento dignitoso della famiglia. Esattamente. Allora, quando il grande Norbert Wiener, creatore della cibernetica, fu affrontato da un intervistatore che gli disse: tu hai schiacciato l'uomo perché hai inventato la macchina che schiaccerà l'uomo. Io ho liberato l'uomo. No, io ho liberato l'uomo e io ho creato la possibilità all'uomo di andare oltre la macchina. Certo. Gli ha risposto, certo. Ci vuoi andare, certo. Se no stai sotto. Se no fai vivi esattamente. Al servizio dei finanzieri. L'oasir, no? Esattamente. Come faceva, oddio, no Balzac. Tu di che cosa parlavi? Alla Chevelure Blonde, là, come cavolo si chiama quello del frocio? Il poeta francese 1870-1880.
Ah, ma cosa? No, Camus. Sì, sì, no, 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 sì, ho capito che dici. Rimbaud. No, no, Rimbaud. Verlaine. Neanche Verlaine. Oddio, è stato, l'ho presentato un esame, porca miseria, non me lo ricordo più. Beh, cosa? L'esteta, il grande esteta. Che è morto negli anni 50, no, poi, sì, sì, è bravo. 1950. Non mi riesco a ricordare, sì, il nome. Nemmeno in questo momento. Vabbè, ho capito che dici tu. È autore di Calambur. Allora, questo ha cambiato radicalmente in tutto il mondo industriale avanzato i rapporti di forza tra capitale e lavoro e tra economia e politica. Ha anche cambiato i rapporti di forza tra gli stati capitalistici. La globalizzazione non è un fenomeno acentrico. Ha il suo epicentro, il suo quartier generale nel paese industrialmente più avanzato, dove affluisce la parte di gran lunga più ampia del risparmio mondiale e dove si concentrano oltre i 4/5 delle gigantesche imprese multinazionali, gli Stati Uniti. Quindi la globalizzazione non significa qualcosa di globale senza centro, c'è sempre l'epicentro che lo coordina, lo vuole e lo impone. Già emersi alla fine della guerra come la più grande potenza economica, oltre che militare, del mondo, gli Stati Uniti sono i soli che si possano permettere una politica economica indipendente e finora condizionate sul piano mondiale. Siamo nel 2006, per fortuna le cose sono cambiate, molto in peggio per gli Stati Ma Uniti. Ma per noi va bene. Per noi va bene. Certo, negli Stati Uniti si è realizzato un legame e un imbricamento strettissimo tra gli interessi del capitalismo finanziario concentrati in Wall Street e gli interessi della potenza politica e militare americana, un'identità mai raggiunta durante tutta la storia americana. E con questo io vorrei chiudere solo facendo vedere, perché leggeremo qualcosa anche da questo libro la volta prossima, perché il titolo è eccezionalmente bello. Aug. Aug. Parli troppo.